importante in questo momento riconoscere a tutto il personale della scuola una specifica indennità di rischio biologico. La curva dei contagi continua purtroppo a scendere lentamente, il numero dei contagi è ancora alto e le scuole continuano a non essere in sicurezza. Lavorare a scuola oggi è molto pericoloso per la salute del personale in primo luogo, per la salute anche degli studenti. Noi chiediamo che si attivi il governo per fornire alle scuole le aule dive della ventilazione appropriata, ma soprattutto per diminuire il numero di alunni per classe col distanziamento, visto che l'attuale vaccinazione non impedisce il contrasto del virus, e con il distanziamento invece che si può veramente contrastare questa evoluzione anche del contagio. Noi siamo più che convinti che però il personale deve essere premiato e a loro deve essere riconosciuto, come al personale sanitario, uno specifico indennizzo.